fottere tramite la sede del Totocalcio è come darsi una martellata sui maroni. E quanto a rivolgersi ad una banca, rimane il legittimo dubbio. E se il direttore spifera? Ci do una martellata sui marroni io al direttore. Scusi tanto. Ma noi siamo venuti da lei che è un notaio. Saggia ed oculata scelta. Io peraltro sono noto, né, per la mia chiosa all'istituzione di diritto civile, riscossione e segretezza. Sono apparso anche in TV nella rubrica Sentieri della Legge. Ecco dove l'ho vista lui, era pundente, tipo telefilm. Cogecco, lui è il tenente Cogecco. Uguale proprio, Prende, il colonnello, tenente. No, perché il mio amico segue tutte le pundente di Cogecco, prende le calecche e se lo mastica. Lui non parla, ma vede tutto, è intelligente, Mi scusi, signor Rota, io mi sto bruciando la mano, non vedo un po'... Lo metto qui? Non sapevo, ho trovato... Mi scusi questo. Scusi tanto, proprio ci perdono, non sapevamo. Beh, a questo punto, visto che lei ha preso, insomma, tutte le annotazioni, noi ce ne possiamo anche andare, no? L'originale? Ah, la schedina originale. È in buone mani. Le buone mani devono essere le mie. Non vorrete mica depositare una fotocopia, né? Ah, perché non si può? Sa cosa ci può fare lei con la fotocopia? No. Via, non mi faccia diventare volgare. Ma che vuol dire? Che la fotocopia serve a pure... Ah, ho capito. O a Ferretto. Però, signor notaio, che sia chiaro una cosa, Che se questo originale dovesse andare smarrito, guardi che se diventiamo volgari noi. Giovanotti, non scherziamo, né? Voglio la schedina originale. Ah, la schedina originale. La schedina originale sta... Madonna, benedetta della Ringoroneta. Aspetti, scusi, signor notaio. No, perché io... Qua... No, aspetta, in tasca non c'è. Forse fra gli effetti personali. Non ti fa prendere dal panico tu, Andre. Uno spuntino da viaggio. Non ce l'ho, dove guardi? Strozzi! Non ci sta. Sì, guarda. No, ma non può essere che metto dentro la scarpa e mi metto la schedina. C'è la miseria, zozzo, maledetto. Dove posso averla messa io? Ce l'avevi tu, i mortecci tu mi hai fatto impazzire, disgraziato. Basta! Scusi, signor Cogecco, perché disgraziato ce l'aveva lui, ce l'aveva. Appena avrò incassato vi telefono io. Il numero, per favore, né? No, un momento, notaio. Se lei telefona a casa mia, sa, lì ci sono i parenti, sono meridionali, sa. Se scoprono che ho vinto, mi ammazzano. Sì, da lui è meglio. Lui lo può rintracciare o alla bisco o a casa. C'è la biglietta visita? Ecco, lì ci sono scritti i numeri. Ah, un'ultima cosa, signor notaio. Siccome lui è muto, giustamente al telefono se lei chiama non parla. C'ha una sua parola d'ordine per far capire che ha capito. Fai sentire al notaio la parola d'ordine.